Allora, iniziamo con l'introduzione a questa edizione del corso di sistemi informativi aziendali, corso 1, che da quest'anno riprende la divisione alfabetica, quindi voi siete le persone che avete cognome tra la A e la L, mentre dalla M e la Z frequentano il corso 2. Per motivi vicissitudini vari, l'anno scorso abbiamo dovuto dividere i residenti in modo diverso, che ha creato diversi mal di testa. L'obiettivo di questo corso, sistemi informativi, quello di permetterci di passare da quello che potrebbe essere una idea iniziale, no? Poi cercheremo di definire ovviamente cosa intendiamo bene con sistemi informativi, ma anche mantenendo, se vogliamo, la definizione intuitiva. Ciò che vogliamo fare in questo corso è aiutarci a capire la parte iniziale del percorso che passa da un'esigenza a una progettazione di come dovrebbe essere realizzato un sistema informativo. E qui era stato graficamente evocato che io quando parto con un'idea ho una bozza, ho uno schema, ho delle idee, dei punti, dei requisiti, no? Dei punti di partenza. E a partire da questi, innanzitutto devo essere in grado di esprimerli, questo qua è stato espresso tramite un disegno, arrivo a un prodotto finito. Adesso nel nostro caso parliamo di prodotti prevalentemente di tipo software come il sistema informativo. In questo corso non ci interessa particolarmente andare dentro. No? Il contenuto di questo corso ad alcuni farà piacere, ad altri meno. Non è di tipo tecnico, tecnologico, non facciamo programmazione qui, ma facciamo progettazione. Cioè come si arriva a definire quali sono le caratteristiche che deve avere un sistema, perché affinché soddisfi le esigenze e i requisiti del cliente o più propriamente, visto che parliamo di sistemi informativi aziendali, più propriamente dell'azienda o dell'organizzazione all'interno della quale questo sistema informativo viene costituito e viene realizzato. Queste sono, vogliamo, le parole che si ripetono più frequentemente sul programma del corso che abbiamo visto sul portale della didattica. Quello che su cui voglio mettere abbastanza l'accento, cercheremo di mettere l'accento, è e noi svilupperemo, noi non svilupperemo, progetteremo. Immaginiamo un contesto più ampio. Cioè, immaginate un'azienda che deve dotarsi di un sistema, che so, per la gestione degli ordini, per la gestione dei fornitori, quello che volete. E a un certo punto, il punto finale, il punto d'arrivo sarà un qualche software che gira da qualche parte, su qualche computer. Non ce lo nascondiamo. Però il focus nostro è come facciamo ad arrivare al risultato finale mantenendo la qualità di un processo a livello enterprise. Cioè non basta prendere il fratello di mio cugino, dello zio, che più o meno aveva fatto alle superiori un po' di informatica e magari in due weekend ti mette insieme qualcosa. E purtroppo è un approccio che viene adottato. Io l'altro giorno sono rimasto per l'ennesima volta allibito, dove sono, da queste cose qui. Mi è arrivata una mail di questo genere che dice: ah, ma tu sei un'azienda, allora guarda, noi ti facciamo il sito, ti facciamo l'e-commerce a 700 euro, 400 euro, se vuoi anche la versione mobile per 500 euro te la facciamo. Adesso non mi interessa sapere dire chi sono questi qui, non ho la minima idea se sia una società seria oppure no. Ecco, questo non è quello che vogliamo. Sicuramente con questi costi, con questi tempi, non stiamo costruendo dei sistemi che siano sufficientemente robusti, stabili e completi in termini di funzionalità rispetto a quello che sono le esigenze di un'azienda. È più complicato, è tanto più complicato. Cioè, gli ordini di grandezza sono almeno due volte superiori solo per cominciare a muoversi, tanto per capirci. Stiamo parlando di un ambito aziendale, non stiamo parlando di un sito web in cui carico le ricette di mia zia. No?
E allora, dietro alla realizzazione di un prodotto, ci deve essere una progettazione fatta bene. Questo a maggior ragione in un corso che è un corso di ingegneria gestionale, dove non sarete voi, salvo quelli che fanno la fortuna invece di farlo, a dover poi costruire o programmare. No, dico fortuna perché a me l'informatica piace. Che dovreste andare a costruire e programmare il sistema, ma sicuramente sarete coinvolti nella progettazione, nella specifica, nel quella bestia gramissima che si chiama outsourcing, quindi trovare qualcuno fuori che te lo faccia e che magari ti faccia proprio quello che avevi in mente. Questo è il problema, è uno dei problemi più gravi. Essere sicuri che quando tu poi commissioni dei lavori all'esterno, poi vengano fatti come ce l'avevi in mente tu e non come ce l'avevano in mente loro. Come hanno capito da specifiche ambigue, e con la qualità del risultato voluta. Qualità si porta dietro anche affidabilità. Se è un sistema che si pianta ogni 2x3 e non funziona, è pieno di problemini, dal punto di vista della produttività è un po' controproducente. Perché alla fine i sistemi informativi li costruiamo non perché ci piacciono, non solo, ma perché dovrebbero aiutare l'azienda nello sviluppare i propri processi. E infatti in questo corso parleremo molto anche di processi, da lì che si parte. Ma cosa devi fare? Ma a cosa ti serve? Ma tu questa cosa come la realizzi? Perché poi il sistema operativo, informativo ti deve supportare, ma ti deve automatizzare i passi, semplificarli, velocizzarli, permetterti di chiamarli, eccetera, eccetera. Questa è un po' la visione che abbiamo. Allora, per entrare sul concreto, avete già visto che il materiale, le informazioni su questo corso le trovate in questo sito, di cui è più facile ricordarsi l'indirizzo breve, ma in realtà è più facile ricordarsi niente, ma memorizzarlo da qualche parte. E questa è la struttura di questo sito, che all'inizio è un po' complicata perché mescola insieme le esigenze, poi le vediamo alla fine di questa introduzione, di chi sta seguendo adesso per la prima volta il corso, o lo sta riseguendo perché ha deciso così, rispetto a chi invece è ancora, diciamo così, in esaurimento di un transitorio legato al programma dell'anno precedente. Essenzialmente, in questo corso, nella prima pagina metto gli avvisi in ordine cronologico, per cui le ultime cose le scrivo qua, quando sono avvisi, diciamo, normali e non urgenti, li scrivo solamente qua, quando c'è qualcosa di urgente, vi faccio mandare la mail o l'SMS dal portale, ma speriamo che non debba succedere. Vabbè, qui ho poi provato a mettere un blocco di commenti Facebook, vediamo se funziona, se viene usato come metodo di contatto per scambiare informazioni. Questa sezione avvisi raccoglie tutti gli avvisi più vecchi, che in questo caso non ci servono. Vedete che ci sono ultimi avvisi direttamente sulla pagina iniziale e poi avvisi che sono quelli precedenti. Tendenzialmente, sono lì per ragioni storiche, perché dietro ci sono magari i voti degli esami o cose del genere, e quindi non li vogliamo perdere. Dopodiché, vedete che molti dei contenuti sono raddoppiati: introduzione 2012-2013, materiale 2012-2013. Adesso noi non guardiamo, voi non guardate, se siete qua. Ciò che è relativo al 2012-2013 lo tengo online, non ci faccio più nulla, ma lo tengo online come riferimento per coloro che hanno seguito l'anno scorso e devono ancora sostenere l'esame. La parte introduzione essenzialmente non c'è molto se non i testi, gli orari e qualche riferimento. La parte materiale è quella che via via si arricchirà durante il corso con i contenuti. In prima istanza saranno le slide, poi saranno i testi degli esercizi, esercitazioni, soluzioni. Via via tutto il materiale che utilizzeremo. La parte esame contiene essenzialmente le regole e i temi d'esame. Questa è ancora quella vecchia, devo ancora creare quella nuova, ovviamente, ma non ci sono ancora temi d'esame perché abbiamo appena cominciato. E la parte invece che può esservi interessante è quella che io ho chiamato registro, nel quale annoto le lezioni che vengono fatte. Quando ci riesco anche con un minimo di anticipo, in modo da potervi dire: guardate, la prossima lezione faremo quell'argomento. A fianco delle lezioni ci sono
volte, sì, tendenzialmente dei materiali da scaricare, in questo caso sono le slide di introduzione, quelle che stavo proiettando un attimo fa e quelle dell'argomento che inizieremo subito dopo l'introduzione al corso. E al termine della lezione vado a popolare anche questa casella che si chiama video con la registrazione della lezione stessa. Quando va bene, lo faccio 10 minuti dopo, a volte lo faccio entro sera, il giorno dopo, dipende un attimo come mi trovo, quando esco dall'aula, dipende dagli altri impegni che ho. Però tendenzialmente l'idea è quella di registrare tutto ciò che avviene in aula e metterlo a disposizione sotto forma di screencast, per cui vedrete ciò che compare sul video e ascolterete la mia voce essenzialmente, non c'è la ripresa, non ci sono telecamere. Che so che è un modello che ha funzionato abbastanza bene. Tutto sommato costa poco a me produrre e dà molta comodità e flessibilità a voi per seguire. Quindi questo è grosso modo la struttura del corso, del sito associato al corso. Io tendo a non utilizzare praticamente nulla il portale della didattica, se non per mandarvi delle comunicazioni, anche perché immagino che qua dentro un terzo di voi o giù di lì non abbia ancora completato bene tutte le pratiche, carico didattico, eccetera, per cui non avrebbe accesso al materiale subito, quindi è inutile andare a farsi del male, no? Quindi io, questo è un sito pubblico aperto, chiunque può vedere, non c'è nessun accesso, nessuna password di ogni sorta. Vabbè, le persone che vedrete, diciamo così, alternarsi nelle ore del corso, oltre a me, c'è Dario Bonino che seguirà principalmente, anche se non esclusivamente, le parti di laboratorio. E poi, come abbiamo già in parte sperimentato, ma magari quest'anno riusciamo a farlo un po' di più l'anno scorso, pensiamo anche di organizzare degli scambi di docenti tra questo corso e il corso 2. No? Magari alcuni argomenti vado io a farli nel corso 2, altri argomenti vengono i docenti del corso 2, che sono Marco Torchiano e Maurizio Morisio. Vengono a fare qualche lezione nel nostro corso. Questo, diciamo così, ci aiuta anche a mantenere i contenuti maggiormente allineati, visto che poi alla fine il programma sarà, vogliamo che sia uguale, l'esame dovrà essere uguale, quindi cerchiamo di portare avanti, chiaramente ciascuno ha il suo modo di parlare, il suo modo di presentare gli argomenti, ma cerchiamo il più possibile di andare avanti allineati. Infatti vedrete che sulle slide avremo un allineamento quasi totale. Quindi, se questo a qualcuno di voi potesse servire in termini di flessibilità d'orario, i corsi saranno molto allineati. Non lezione per lezione, perché non è possibile, ma i contenuti saranno gli stessi. Vabbè, le lezioni, le aule, i laboratori, avete visto quali sono? I laboratori iniziano non la settimana prossima, ma quella successiva, il 16 ottobre. Okay? Perché abbiamo bisogno di fare qualche argomento prima per poter andare in laboratorio. E, come sempre succede quando il laboratorio precede nei giorni settimanali la lezione, di fatto si perde una settimana in più, no? Però vabbè, questo è il calendario. Tendenzialmente la divisione in squadre 1, squadre 2, voi avete già degli altri corsi paralleli a questo in cui avete le lezioni divise in squadre? No? Allora facciamo la divisione noi sulla base dell'ordine, diciamo così, alfabetico. Aspetterei a farla proprio perché adesso l'elenco degli iscritti non è per nulla stabile, no? Di giorno in giorno arrivano persone in più. Quindi, tanto cominciamo il 16, direi a ridosso di quella data, qualche giorno prima, facciamo la divisione in squadra. Okay? Il laboratorio è ovviamente il solito classico lab. Allora, un pochino l'avevamo già accennato, che cosa ci ripromettiamo di fare in questo corso? Vabbè, capire questi sistemi informativi nelle aziende, nelle organizzazioni, si dice moderne, a cosa servono, qual è il loro ruolo, qual è il loro impatto, no? Perché ce ne occupiamo, perché un'azienda oggi non può più farne a meno, soprattutto da certe dimensioni in avanti. E quindi quali sono le tipologie, no, di questi sistemi informativi, perché vanno a gestire fasi diverse del ciclo produttivo o vanno a coprire funzioni aziendali diverse tra di loro, quindi avranno caratteristiche
diverse. E quindi parleremo di tipi di sistemi informativi, non c'è un tipo solo, ci sono delle macro categorie e poi c'è un grosso universo di customizzazioni, no? Sistemi informativi che ricadono grosso modo in una categoria, ma per quell'azienda quella cosa si fa in un modo diverso. Qualche cenno alle tecnologie, non è un corso tecnologico questo, vi dicevo, ma ci sono dei momenti in cui per fare delle scelte progettuali devi sapere quali sono perlomeno le limitazioni della tecnologia sottostante. Non puoi pensare di far fare una cosa quando la tecnologia non te lo permette, soprattutto noi ci concentreremo sulle limitazioni a livello di interazione con l'utente. No? Se io so che la persona, penso, se il sistema informativo è accessibile attraverso un'interfaccia web oppure attraverso un'interfaccia mobile, le cose che l'utente può fare sono diverse. Allora devo avere qualche idea, no, di quali sono queste limitazioni in modo da poter poi progettare in modo compatibile con ciò che la tecnologia supporta. E poi c'è tutto il passaggio sulla formalizzazione dei requisiti che precedono lo sviluppo vero e proprio dei sistemi informativi. E io su questo punto, alla fine il tema quasi dominante, tornerò molte volte, è quello che vi chiedo è sempre di fare uno sforzo di pensare in termini aziendali e pensare che noi stiamo, come diciamo, mi sembra utile questo tipo di ragionamento. Immaginiamo di essere in un'azienda e voler commissionare a un'azienda esterna, ostile, perché tutte le aziende diverse dalla nostra sono sempre ostili, per definizione, del mondo delle aziende, commissionare un'altra azienda la realizzazione del sistema informativo. E questo avviene sempre, spesso, ma avviene continuamente. Allora, è mio interesse tenere in mano il più possibile la progettazione e la specifica del sistema informativo che altri dovranno realizzare. E questo è lo sforzo che faremo. Cercheremo di analizzare e descrivere in modo il più possibile formalizzato, ordinato, quelli che sono i requisiti, le caratteristiche, le funzionalità del sistema informativo, cercando di legarle a loro volta con gli indicatori aziendali, con le prestazioni, con i benefici, no, che l'azienda pensa di averne. Vedremo che ogni volta che si va a infilare un tarlo, un buco, un'imperfezione in un requisito o in una specifica o in un caso d'uso, come li chiameremo, o la gestione di un processo, vabbè, ogni ambiguità, ogni errore apre un margine da parte di chi implementerà il sistema, apre il margine di implementarlo in modo diverso da quello che io volevo, in buona fede o in mala fede, poi dipende molto. Non c'è niente di peggio, purtroppo succede spesso, di vedersi arrivare un prodotto diverso da quello che si aveva in mente. A questo, se vogliamo, questo è un problema che rimane ancora forte nel campo dei sistemi informativi aziendali. In altri campi, quelli di più, a più rapida evoluzione, si risolve questo problema mediante le cosiddette tecnologie di progettazione agili, in cui uno ha dei rilasci successivi progressivi molto ravvicinati, al limite ogni settimana o ogni due giorni, di un software e via via cerca di adattarlo alle esigenze che in parallelo vengono definite. Ma questo va bene se state facendo un'applicazione mobile che volete lanciare sul mercato come startup, allora volete cominciare ad apparire e a raccogliere feedback da parte degli utenti il prima possibile. E in un'azienda l'utente siete voi. Allora non devo cominciare a fare delle cose tanto per fare, per provare, per sondare e per poi accorgermi che non ho bisogno di sondare gli utenti. So già prima quali sono le mie esigenze. Ecco, una delle cose che scopriremo è, o ci renderemo conto, perché in realtà non è una scoperta, si sa già, è che tante volte i sistemi informativi vengono progettati senza gli utenti in mente. Facciamone una. Se voi aveste dovuto progettare il portale della didattica, l'avreste fatto in questo modo?
probabilmente le improperie che ciascuno di noi, di voi o anche di noi, ha detto ogni volta che deve vedere l'orario, non sai mai se sulla internet, sulla didattica, l'orario dei corsi sono da una parte, l'orario delle lezioni dall'altra, i registri, il materiale, c'è tutto, no? Ma non è per nulla organizzato in funzione dell'utente. Allora anche qui cercheremo un pochino di cercare di superare questo approccio. Questo approccio è un approccio che è figlio della burocrazia, in cui chi gestisce i processi ha organizzati, processi non informatici, no? Processi aziendali, li ha organizzati secondo certe gerarchie, quell'ufficio si occupa di quello, quell'altro ufficio si occupa di quell'altro, e quando costruiscono sistemi informativi per gestire quei processi, li costruiscono ad immagine e somiglianza della struttura organizzativa che sta dietro. E quindi sono estremamente frammentati, un pezzo di qua, un pezzo di là, un pezzo dall'altra, quando in realtà a te servirebbe una visione unitaria, anzi, comincerebbe a venire, a tornare, diciamo, utile, anche più efficiente avere una visione unitaria. E però questo richiede di cambiare la progettazione, i propri metodi, i metodi di progettazione. Un pochino, non abbiamo molto tempo, ma un po' di tempo riusciamo a dedicarlo anche a questa fase di progettazione, partendo dal progetto user experience, cioè esperienza dell'utente, esigenze dell'utente. Nei sistemi informativi aziendali è un aspetto che è sempre stato molto tralasciato, quello della usabilità, o della facilità d'uso, perché d'altra parte, tu dici, tu comunque il sistema informativo aziendale sei obbligato a usarlo. Per cui anche se è brutto, se è scomodo, se è lento, ti tocca. Quindi non è mai stata una priorità. Se vai invece su un sito web aperto e questo comincia a essere difficile da usare e non sei obbligato, lasci perdere, ne trovi un altro. Quindi l'usabilità, queste tematiche di usabilità si sono evolute molto di più in un contesto aperto che non in un contesto aziendale. Perché c'è una leva in più del tipo, quello è il tuo lavoro, lo devi fare. In realtà è una perdita di produttività e di efficienza, oltre che un margine di errore maggiore, avere dei siti poco utilizzabili. No? È un altro argomento che cercheremo di un pochino di sviluppare. Quindi, questo se vogliamo molto semplificato è il flusso di vita di un sistema informativo che parte dall'analisi di un problema. Una volta c'era un mestiere che si chiamava l'analista software. Adesso il modo di sviluppare software è cambiato di molto, ma questo concetto di analisi continua a esserci. Cioè andiamo a analizzare la situazione e capiamo, no? Formalizziamola, capiamo come funziona e traduciamola in un insieme di requisiti, con opportuni schemi, con opportune formalizzazioni, di requisiti che descrivono cosa e come il sistema informativo dovrà gestire la parte di processo che ci interessa. Da qui in poi è realizzazione. C'è la parte di progetto, di implementazione e di collaudi. Collaudi, diciamo così, delle singole componenti e collaudo finale di accettazione, questo processo ipersemplificato. E qui abbiamo tagliato questo processo a questo punto, più o meno il punto in cui ci fermeremo noi. Fingiamo che qualcun altro si occupi di questa parte della catena. Noi non dovremo fare la progettazione, dovremo specificare i requisiti sulla base della quale la progettazione verrà fatta. Progettazione significa non andare ancora a scrivere il codice, ma a definire come sarà organizzato il codice, come sarà, quale sarà l'architettura software, quale sarà l'architettura hardware. E esula un pochino da quelle che sono le nostre competenze. Mentre invece quello che faremo noi è soffermarci su questi primi due punti, sapendo cosa viene dopo, ovviamente, e non farlo fine a se stesso. A questo punto ci ritorno, perché l'ho visto come una delle criticità maggiori del corso che si è svolto l'anno scorso, no? All'esame c'era una persona che scriveva i requisiti, una domanda di fatto, una parte di presentazione dei requisiti, sembrava che lo facessero per far piacere a me, no? Ma come vuole che li scriva? Non è che come voglio che li scriva, sono cose che vanno scritte in modo che chi
chi dovesse domani prenderli in mano e realizzarli possa andare avanti in modo, non dico blindato, ma preciso. Per questo cerchiamo di metterci bene in quest'ottica. Cioè, ciò che facciamo non è esercizio di pignoleria fine a se stesso, ma è appunto prepararsi per essere poi certi che a valle di tutto lo sforzo, che poi qui ci sono molti costi qua sotto, qui sotto ci sono molti costi perché c'è tutta la realizzazione, c'è tutto l'hardware, c'è tutta la progettazione del sistema, gli acquisti delle macchine o l'affitto dei server, per poi arrivare a un prodotto qua che sia esattamente ciò che avevo richiesto. Purtroppo, a differenza di un componente meccanico, come potrebbe essere una vite, dove ho 3-4 parametri, 3-4 indicatori di qualità, è facile verificare che ho ciò che avevo richiesto. Nel caso di un sistema informativo, che è un oggetto molto complesso, che ha, quando va bene, centinaia, ma se no si sfora le migliaia di funzionalità. Funzionalità sono punti in cui potete cliccare, se vogliamo, essere banali, o ordini diversi in cui sequenze ordinate diverse di azioni che potete compiere e devono essere tutte gestite in modo coerente, e allora qui diventa un tantino più difficile, quindi bisogna investire un pochino di più sulla fase iniziale. Qui, solo per accennare, no, alcuni dei tipi di ragionamenti che faremo, pensate di prendere un'azienda, diciamo Torino, aziende che producono auto. Il sistema informativo potremmo pensare, potremmo immaginare, ad esempio, un sistema informativo che gestisca la relazione con i rivenditori. Quindi tra il produttore di auto e il concessionario. Però detto così non ho ancora detto nulla. Devo cominciare a dire che cosa fa questo sistema informativo, che quali dati fluiscono, quali funzioni vengono offerte. Chi fa che cosa? Chi può fare che cosa? Cioè, il personale dell'azienda cosa può fare? Il personale concessionario cosa può fare? In che ordine? Con che finalità? La stessa cosa potrei immaginare, no? L'altro si alza la mattina e dice: no, ma no, facciamo invece un sistema informativo per mantenere le connessioni con gli utenti finali, quindi con i cittadini che vanno a comprare il prodotto. Forse disintermediando un pochino in alcune funzionalità del rivenditore, o forse affiancandolo, ma per far cosa? Appunto, per la vendita o per il supporto post vendita? Legato o non legato all'assistenza? Sono solo i primi embrioni, no, di ramificazioni che vengono in mente non appena si accenna a un sistema informativo che copra quell'area o quella funzione aziendale. E bisognerebbe riuscire, questo però è compito, se vogliamo, delle parti direzionali dell'azienda, del management cosiddetto, a fare delle scelte strategiche. Cioè, faccio questo non perché è più facile o perché quell'altro ce l'ha, ma perché penso che mi porti maggior beneficio. E quindi definisco delle priorità e sulla base di queste agisco. Purtroppo non sempre si va avanti in modo così razionale. Vabbè, qui ci sono diciamo così, un po' l'elenco degli argomenti, ma non mi soffermo troppo, anche perché poi li vedremo. Vedere degli elenchi di definizioni, di cose che poi si imparerà dopo, che per ora non dicono ancora nulla, l'ho sempre trovato un pochino a perdere di tempo. I laboratori, dicevamo, sono divisi in due squadre. Lo scopo dei laboratori, visto che qua non è un corso, se vogliamo, di implementazione, di realizzazione, è quello di imparare a usare alcuni strumenti che vengono usati proprio per la redazione delle specifiche. Vedremo che le specifiche di un sistema informativo si possono e si devono dare da più punti di vista diversi. Spenderemo un po' di tempo ad analizzare quali sono questi vari punti di vista, dal punto di vista dei dati, dal punto di vista delle funzioni, dal punto di vista della qualità, ossia requisiti non funzionali, come li chiameremo. Dal punto di vista dell'interfaccia, dal punto di vista dei processi. Ecco, ciascuno di questi punti di vista ha delle sue rappresentazioni, che quasi sempre sono dei diagrammi oppure dei documenti strutturati in un certo modo che bisogna riempire, bisogna ragionare in quell'ottica. Allora, in laboratorio useremo degli strumenti che saranno
ci appoggeremo a strumenti gratuiti o quasi, in modo da poterlo usare, in modo che lo possiate usare tranquillamente anche al di fuori dei laboratori, per esercitarci a produrre, diciamo così, quegli stessi documenti che poi dovranno, quei stessi diciamo così, diagrammi o documentazione che dovranno entrare a far parte dei requisiti veri del sistema. Poi l'esame alla fine sarà scritto, quindi la stessa cosa la farete su carta col disegnino, no? Però nel laboratorio cerchiamo di fare lo stesso esercizio usando dei tool, che poi vi darò il link per scaricare. L'esame è uno scritto di 2 ore, in cui la parte preponderante è l'analisi di un caso di studio e la proposta di una soluzione. Cioè, si parte dicendo, immaginiamo un sistema informativo per gestire una determinata cosa, non so, la registrazione degli esami al Politecnico, oppure, che ne so, la fatturazione delle bollette dell'acqua. Si descrive, il testo descrive un pochino il caso di studio e vi chiede di farne l'analisi e la progettazione, definire requisiti, casi d'uso. In realtà il testo lavora un pochino in imbuto, il testo dell'esame lavora un pochino in imbuto, nel senso che il sistema informativo è, nella progettazione è breve la parte iniziale e poi man mano che vai avanti, entra nel dettaglio, si ramifica la progettazione. E quindi di fatto anziché 2 ore ci vorrebbero 2 mesi per farlo. Allora quello che faremo noi è chiedere di fare una progettazione magari a livello di processi dell'intero sistema informativo e poi a livello di requisiti o come chiameremo di casi d'uso solamente in una parte molto piccola che vi specifichiamo, che sarà 1/100 del tutto, giusto per essere gestibile all'interno del tempo disponibile in uno scritto. E questo va a coprire praticamente tutta la parte, il percorso di progettazione dei requisiti del corso. E poi l'anno scorso mettevamo, e pensiamo ancora di continuare a farlo, 3 domandine, continuiamo a farlo di sicuro che siano 3, un po' ancora in forse, 3 domandine sulla parte di teoria, quindi sugli altri argomenti che non sono coperti dalla progettazione del caso di studio. Parte di teoria che in qualche modo va un po' a coprire quello che dicevamo, i vari punti di vista sui sistemi informativi, i vari tipi di sistemi informativi esistenti. Qualcuno di voi aveva ancora fatto il corso di sistemi informativi alla triennale con Morisio? Ecco, quella siete in pochissimi, bene. Sto parlando di quella parte lì. Quindi quella parte lì è quella che io chiamo teoria, che è molto più descrittiva, e va a coprire queste domande. Io cercherò quindi come organizzazione delle lezioni, torniamo all'orario, anche per dare un minimo di diciamo così, gestione su queste 3 ore consecutive, cercherò di usare le ultime ore del giovedì, quindi un'ora e mezza o forse anche un pochino meno, per portare avanti lungo il corso spalmata tutta questa parte più descrittiva, dove non c'è molto da ragionare, ma c'è da, no, diciamo, venire a conoscenza di quali sono le caratteristiche e le tipologie di sistemi informativi. Via via, durante le 14 settimane, vedremo i vari argomenti e cercherò di farli appunto verso la fine delle ore del giovedì. Mentre invece le prime ore del giovedì e le ore del venerdì cercherò di portare avanti invece l'aspetto progettuale sui requisiti, che poi si lega ovviamente all'attività di laboratorio della settimana successiva, come diciamo così, piano di massima, poi di settimana in settimana vedremo anche in funzione poi delle necessità che ci sono. Ok, qui l'ultima cosa che mi rimane da dire è il transitorio, per cui qui riconosco i volti di alcune persone che hanno già frequentato nel 2012-2013, però con molti ci siamo già parlati, ma lo dico a tutti, quindi rimane anche un riferimento registrato per chi non ha potuto esserci. Il programma di quest'anno è abbastanza diverso rispetto al programma dello scorso anno.
è abbastanza simile, anche se non identico, a quello che aveva fatto il corso 2 l'anno scorso, il corso di Torchiana, anche se alcune parti rispetto al corso di Torchiana dell'anno scorso sono state eliminate e altre invece verranno inserite come quelle sull'interfaccia utente. Però è molto diverso da quello che avevo fatto io l'anno scorso. Quindi per poter gestire questo transitorio, come già avevo, mi sono accorto che l'avevo già scritto nelle presentazioni dell'anno scorso, che chi ha frequentato nel 2012-2013, se vuole, può sostenere ancora l'esame con le modalità vecchie fino a settembre 2014. Quindi per tutto questo intero anno accademico, compreso ancora settembre. Altrimenti viene a seguire l'esame con le regole nuove, quelle che vi ho, e con i contenuti soprattutto nuovi, quelli che vi ho appena raccontato. Questo sta a voi, decidetelo voi, a seconda di. Non dovete neanche dirmi nulla di particolare, perché poi se vi vedo arrivare all'esame, preparerò comunque dei testi anche per la parte di tipo vecchio, fino a, nei prossimi appelli d'esame. Gli unici problemi potrebbero essere le persone che volessero sostenere questo esame con il programma vecchio e che come cognome quest'anno sono finiti nel corso 2. Fatecelo solo presente agli appelli in modo che poi possiamo correggere e registrare il compito. Ci mettiamo d'accordo io e Torchiano, non è un problema. Non è un problema, diciamo, vero, no? È solo un problema organizzativo. Fatecelo solo presente prima dell'appello, perché altrimenti vanno a finire un plico di compiti diverso. E non va perso perché non va perso nulla, ma può creare dei ritardi. Ok, come testi, noi per la parte di descrittiva, di descrizione dei sistemi informativi, cerchiamo di seguire a grandi linee questo testo qua di Bracchi, Francoci, Motta, dei sistemi informativi di impresa, che tutto sommato è l'unico che esiste in italiano, tra l'altro è fatto da italiani. Lo aggiornano ogni 2 o 3 anni, quindi tutto sommato, appunto, chi aveva già fatto il corso di sistemi informativi in precedenza nella triennale lo conosce già. E questo è, diciamo così, il testo, i contenuti che portiamo avanti, no, diciamo così, nelle seconde ore del giovedì, e che oggi cominceremo da lì. Valutate voi se è il caso o no di acquistarlo. Quest'altro testo invece è un pochino più approfondito, devo dire che costa anche il triplo, quindi noi ci facciamo riferimento, ma magari non è il caso di. Poi vedrete che non è il caso da parte vostra di acquistarlo. Cioè. Poi vedrete, valutate voi ovviamente. E vedrete in realtà molto del materiale, cioè, le slide sono spesso abbastanza approfondite a differenza di altri corsi. Perché qua di fatto sono già, diciamo, la rielaborazione di corsi che sono già stati tenuti sotto forme diverse in anni precedenti, quindi può darsi che sia sufficiente. Ok. Domande sulla parte organizzativa? Allora,